Bella, raga, rieccoci. Un Kaistar Rail manca un giorno, Sparkle esce domani e è uscito un altro trailer. Tra l'altro, mi sa che ieri ci chiedevamo, ok, ma deve uscire un altro trailer di Sparkle? Mi sa che esce qualcos'altro di Sparkle? Sì, ed eccolo qua. Sparkle Trailer Monodrama, che tra l'altro Monodrama è anche il nome del suo attacco base, se non sbaglio. Sì, dovrebbe essere anche il nome del suo attacco base. Vabbè, comunque, vediamo un po' che succede. L'ultimo era già abbastanza interessante, in realtà. Alza il volume. No, 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 aspetta, riparti, riparti, riparti. Non stavo guardando. Lì. Ok. Che fantastico, ok. La partenza è ottima. Guarda lì, ma comunque. A parte che è fantastica questa scena così dal basso così. È proprio uno di quei personaggi proprio me ne frego di, cioè faccio quello che voglio, mi godo la vita, eccetera, eccetera. Sembra un po' quello lì, no? Però lo faccio rovinando quella degli altri. Ok, questo è più o meno l'andazzo, insomma, molto. Ci sono più Sparkle, ok. What the? There's only one bullet left. Wanna play a game? What's your wager? The life of a faker. The Life of a Faker, ok. Fammi mettere i sottotitoli. Cosa sta succedendo? Ok, sono un miliardo di Sparkle. Ha deciso di passare alle armi, a quanto pare. Oh mio Dio. Me l'hanno già venduta, tanto la prendo sicuramente. Forse ne prendo più di una. Però, wow. Ok. Looks like someone's in my way. So what? Let me tell you what foolishness is. Pretending to be smart like you do. Then, what is a fool? Ma è fantastico. Knowing when to act clueless. Like I do. You get it now? What is elation? Me. Che trip! Che trip, lo faccio dire! Ok, che... Wow! Wow! Were you scared just now? Wow. Non so cosa dire, raga, scusate. Wow. Allora, mi è piaciuto tantissimo. Cioè, adesso mi piacerebbe capire un attimo il significato un po' di tutto. No, è interessante che dice cos'è l'elation. Io sono l'elation, no? Cioè, sappiamo che i fools seguono appunto A, no? Che è l'ion dell'elation. E sappiamo che. In teoria l'elation è un modo che ha ognuno di vedere la vita o come divertirsi, se non sbaglio. E tra l'altro mi vorrei andare a cercare questa cosa prima di continuare questo argomento qua. Fammi vedere. Tipo l'euforia, esaltazione, esattamente, sì, qualcosa del genere, insomma. Vabbè, comunque, sta di fatto che sappiamo già dalla discussione che c'era stata con la quest di con la sua companion mission, appena con i, che ogni fool vede l'elation, quindi questo stato, insomma, questo modo di vedere l'elation, insomma, in maniera diversa. E giustamente lei dice, ok, cos'è l'elation? Io sono l'elation, no? Perché ogni fool chiaramente crede che il suo modo di vedere l'elation è.
il modo di vedere l'elation, e infatti poi c'è Sampo che fa: no, il tuo modo di vedere l'elation a me non piace, ok? Ma comunque, a parte questo, lei qui è totalmente fuori di testa. E, cioè, nel trailer precedente si era visto che pian piano che andava avanti diventava sempre più pazza, e qui siamo agli stadi finali, e... che poi è fantastico. Fai vedere sti nemici un attimo. Guardala lì. Guardala lì. Madonna le moves. Quelli sono nuovi nemici comunque, vero? Guardala, è totalmente impazzita. Ma cos'è? Poi è molto interessante perché... dov'è che era la parte... Aspetta, aspetta, aspetta. Forse... qui, 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 qui. Si trasforma in Black Swan, in Aventurine, in Acheron. E qui mi sta venendo un dubbio a sto punto. Cioè, qui è... è letteralmente un hint sul fatto che lei si sia o si possa trasformare in Black Swan, Aventurine, Acheron. Qui è molto interessante la cosa. Beh, lo sapevamo già che poteva trasformarsi, no? Io continuo a dirlo, io continuo a dirlo. Sparkle è una delle mie preferite su Star Rail, cioè proprio l'hanno... il carattere, la storia non la sappiamo. O meglio, il trailer, il vecchio trailer ci ha un po' raccontato la storia, ma era ancora un bel po' tirata. Sparkle è decisamente fuori di testa. Non lo so. Comunque ha creato un'atmosfera particolare intorno a tutta la storia di Penacony e poi probabilmente anche a quelle future, visto quello che può fare. Io non so cosa dire. Guardala lì, cioè... Vabbè, io comunque non me la dovevi vendere, l'avevi già venduta, vai tranquillo. Cioè, già nella storia me l'avevi ipervenduta. Madò. E non so... Ok, vabbè, allora, qui sono io che sto impazzendo, quindi non andiamo troppo... non andiamo troppo oltre, insomma, direi che ci può bastare. Molto interessante il fatto che adesso vediamo sempre più Sparkle, ok? E mi ricorda un po' anche una cosa di... e di Honkai Impact, questo fattore maschere, elation, sparkle, e più copie della stessa persona, che magari controlla più copie della stessa persona, però qua mi sembra che l'argomento sia un po' diverso. Penso che semplicemente le più copie di sparkle indicano quante poi persone ha copiato, quante personalità ha usato, eccetera, eccetera, eccetera. No, questo è quello che penso che sia. Tuttavia, sono in mega hype per vedere come sparkle influenzerà tutta la storia d'ora in poi, anche con la patch 2.1. Sono in mega hype per pullarla, perché domani abbiamo le live pulse di Sparkle, esce finalmente, e le pulliamo in live. Se volete, trovate tutti i link in descrizione. Io qui non avevo molto da dire perché è stato bellissimo. Questo è stato uno dei miei trailer preferiti, è stato veramente bello. E, ti mette molto in prospettiva il personaggio e il carattere del personaggio, ed è quello che voglio vedere da questi trailer, nel senso, no? Quindi voglio stare molto sul... voglio meno il gameplay su questi trailer qui, e molto più la storia, il carattere, la personalità, perché poi, diciamo, la lore di Star Rail è quella che fortifica poi l'arrivo dei personaggi, secondo me. Comunque, detto questo, fatemi sapere la vostra. Io qui ne ho sparate tantissimo. Adesso probabilmente avrò detto qualche cagata sull'Elation che mi correggerete 100% nei commenti, e fatelo, perché l'avevo vista io così, insomma. Detto questo, noi ci becchiamo domani per pool di Sparkle. Per chi la pulla, buona fortuna. Per chi la skippa per Acheron, mi dispiace, cioè ci sta, però immagino che dovete fare delle scelte, ma io la prendo 100%, cioè proprio non c'è modo che salto sto personaggio. Comunque, alla prossima, grazie mille per aver guardato. Bella!